Da un mese e mezzo sono chiuso in casa, non ci sto male. Vivo con mia moglie e siamo entrambi pensionati da qualche anno. A stare in casa ci siamo ormai abituati. Ci manca però quel contatto diretto con gli amici che Skype, telefono e WhatsApp sostituiscono solo in parte. Da quando è cominciata sta storia non vediamo più neanche nostra figlia che vive ormai a Catania, medico nel pronto soccorso di un ospedale della pubblica sanità. Della storia sulle mascherine ne sentiamo parlare da tempo. Scrivo libri e faccio musica. Lo studio di casa è diventato una sala di registrazione. Aiuta molto l'elettronica e tutto è fatto in cuffia, con buona pace dei vicini. Leggo libri da 500 e passa pagine scritti a caratteri quasi invisibili e che non avevo mai osato nemmeno sfogliare sino ad ora. Guardo la TV e faccio persino tapirulare. Ho un sacco di materiale da rivedere e da mettere in ordine. Vedrò di dare anche una sistemata agli armadi. E sono i consigli dell'OMS. Abbiamo due cani che ci permettono di fare il giro dell'isolato. E abbiamo pure quattro gatti che ho cercato di allenare al guinzaglio senza però riuscirci. Non avrei mai immaginato che andare a prendere il pane, l'acqua, i giornali, una fetta di carne e un po' di frutta, tutto rigorosamente sotto casa, potesse essere motivo di Gaudium Magnum. Mia moglie legge e parla al telefono con le amiche e con nostra figlia. In questi giorni di clausura, dunque, il da fare non ci manca. Il caffè fatto in casa è pure un ottimo surrogato di quello del bar. Qualcosa di insostituibile però c'è. Questa che vedete è un'antica pianta di Siracusa, di quel che oggi è il suo centro storico, Ortigia. È del 1893 e Siracusa oggi è molto più estesa. Ma questa pianta di Ortigia è come se fosse di oggi, manca solo il corso principale. Con mia moglie ci scendevamo spesso, di pomeriggio, di sera e anche la notte. Da quando è iniziata questa tragedia del Covid-19 non ci possiamo andare più e questo ci manca. Da ragazzo ci andavo la domenica mattina armato di macchina fotografica, presto, quando ancora c'era in giro poca gente. Lo racconto in questa mia canzone di un paio d'anni fa. Solo in giro, filtrati in sta città. Oggi è domenica, mangio in tutto in tre bar. E presto io mi godo sto silenzio come manzar. A cento rommi ancora e filtrati non c'è via va. C'hai con mia una macchina per fare un po' di scatti. Ortigia è bella assai, a mia mi piace in giro ieri. La scena non mi manca, ogni strada fa impazzire. Ci scatto qualche foto e poi ci faccio i ritratti. È stato fortunato, non me ne hai dovuto ire. Presto è tornato a camminare in tassi strati, ogni pizzicando nera mi ricorda i sospiri, a voce le parole di la gente so cantati. Fortunato non me ne hai dovuto ire, e
e presto è tornata a camminare in tasti strati. Ogni vizio di cantonera mi ricorda i sospiri, a voce le parole di la gente so cantati. Cammino e faccio foto e penso all'anni di una volta, penso a tutti i chibi che incontravo stanno fuori. Qualcuno che ha arrestato e ti lasciato un contro ancora, e sciano qualche volta l'uta l'io mai tu non mi nota. Non c'è più me va bene, non c'è manco a grandochissa, c'è più farmacista, resta solo lo libraro. Tu sia fabbrica o ghiaccio, o sciroppo singolare, c'è tutto un mondo nuovo, ma ortigia è sempre a stissa. Mi mancano le riunioni del direttivo del PDP, leggi, partito dei prostatici, organizzate al baretto del Molo, e i profondi dibattiti sulle cazzate del giorno fatti davanti a un buon caffè. Mi manca un po' anche la pizzeria e soprattutto il cinema la sera. Cucina casalinga e televisione sono comunque surrogati accettabili, un po' meno le interminabili liti tra i politici che fanno a gara a chi è più bravo a spararla più grossa, e il continuo e assillante scioglimento dei dati sui morti, i guariti, i ricoverati. Ma forse è necessario, se gli italiani non li terrorizzi col cavolo che ti rispettano le regole. A turno usciamo a fare un po' di spesa, lo stretto necessario. Aspetto con ansia l'arrivo del furgoncino del pescivendolo e la sua voce, malgarchiata da un pessimo altoparlante, diventa gioia per le mie orecchie. Qualcuno fa la spesa con l'antico metodo del paniere calato dal balcone. Io preferisco bardarmi di mascherina, mettermi in tasca l'ultimo modello della prescritta dichiarazione e scendere quando per strada non c'è più quasi nessuno. L'ultima uscita del cane in genere è per l'una di notte. A quell'ora capita che qualche pattuglia della polizia in giro di perlustrazione rallenti per vedere cosa stia facendo. Ma poi ti ringrazio. Possedere un cane è sempre una gioia. Adesso è una.